Questo programma è offerto da CDA, gestione distributori automatici, una scelta naturale. Buonasera da appunto siamo a Daris per la festa dell'anguilla iniziata il 18 luglio e andrà avanti fino al 29 mi sembra, no? Buonasera assessore. Buonasera, buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Grazie, grazie. Come vedete appunto siamo qui, hanno creato come lo scorso anno questo salottino e proprio stasera vi racconteremo e faremo vedere anche alcuni piatti che qui insomma preparano. Da quanto tempo esiste questa festa? Allora, diciamo che qui in questa location sono circa 40 anni che la facciamo. In realtà però la festa all'inizio non era chiamata la festa dell'anguilla, ma la festa del cefalo. Quindi c'era una tradizione qui in paese, veniva fatto il bal sul Brear, quindi veniva costruito un tavolato sopra un canale che transita in mezzo al paese e si faceva festa lì appunto cucinando il cefalo sempre alla brace e la gente ballava insomma su questo tavolato e la festa diciamo ha circa un 70 anni come storia. Poi da lì, quindi dal centro del paese si è spostata e si è portata in questa location, pensate che qui era quasi una palude all'epoca, quindi i vecchi del paese hanno bonificato tutta questa zona, abbiamo costruito il parco che vedete qui alle nostre spalle, piantando gli alberi, creando questo campo da calcio e tutte le strutture e quindi da 40 anni insomma festeggiamo la festa di San Giacomo, perché è in onore a San Giacomo qui in questo posto. Come vedete appunto lo scorso anno siamo stati un po' sfortunati perché c'era la pioggia, stasera giornata stupenda e come vedete alle mie spalle, alle nostre spalle c'è molta gente, poi tra l'altro poco fa ha iniziato a suonare l'orchestra. E vi presento il presidente della Proloco di Aris, buonasera Sandro Zoccolan. Buonasera a tutti. Insomma, questa Proloco com'è? Attiva? Ma siamo in pochi, però siamo abbastanza attivi, collaboriamo con altre associazioni, quindi abbiamo anche il comune ci aiuta, l'amministrazione comunale ci aiuta a avere queste opportunità. Da presidente della Proloco, questa festa è attesa durante l'anno? Ma è l'evento principale della Proloco, anche se facciamo altre manifestazioni o collaboriamo con altre associazioni. Benissimo, vedo appunto, vediamo se il nostro Fabio Di Bernardo riesce a inquadrare un attimo, c'è anche il clown, ci sono anche insomma intrattenimenti per i più piccoli. E, assessore, qui fino a che ora si va avanti? Ma insomma, diciamo l'orchestra suona fino a l'una di notte e quindi insomma si rimane fino a quell'ora. Diciamo che un po' negli ultimi anni questa tendenza poi è cambiata, non solo qui ma un po' in tutta la regione, nel senso che con l'avvento dei punti nella patente diciamo che la gente a una certa ora sta un po' più tranquilla, beve un caffè, mangia un gelato e poi va a dormire abbastanza presto. Ma io ricordo, parliamo ormai di 15-20 anni fa, quando la gente è rimasta ormai nei chioschi, si avvicinava al fuoco e si facevano le 6 del mattino a raccontare davanti al fuoco storie di vecchie e nuove insomma della gente del posto. Adesso un po' i tempi sono cambiati, quindi la gente tendenzialmente va a dormire abbastanza presto, quindi diciamo a mezzanotte e mezza, l'una di solito la festa termina, quasi sempre. Quante persone lavorano circa qui? Bella domanda, allora ho il presidente che mi sta guardando con l'occhio vigile a quello che risponderò. Allora, passo il microfono o no? No, rispondo, è meglio se rispondo io. Prima risponde, poi passiamo a lui. Perché se risponde lui potrebbe essere cattivo. Allora, diciamo che un po' come in tutte le Proloco e in tutte le feste, penso che chi ci segue da casa questo lo comprenda benissimo, a preparare sono sempre pochissimi. In alcuni casi qui erano in due, il presidente e suo fratello. Poi in realtà la festa
richiama gli soliti affezionati, anche gente, calcola che non tutti quelli che lavorano qua sono di Aris, ma c'è anche gente da fuori paese che viene a dare una mano, perché è una festa, come dicevi prima, molto sentita. Adesso diciamo la gente che lavora sono circa 50 persone per poter far fronte insomma a un lavoro di questo tipo, quindi molto organizzati, ognuno sa cosa deve fare, quindi ognuno è nel suo reparto, tutti quanti ormai sono collaudati, e quindi per dire oggi siamo arrivati qui e da un anno che non li vediamo, però vanno al loro posto e sanno già cosa fare, quindi tutta la macchina funziona perfettamente. Quindi Presidente, lei è il regista? Ma quest'anno sì, di solito qualcuno mi aiuta, ma quest'anno ho dovuto sobbarcare quasi tutto il lavoro di preparazione. Come Proloco di Aris, quali sono le attività che fate? Ma noi collaboriamo anche con la Corte di Giulietta e Romeo, che è un'altra associazione che diciamo fa capo sempre dalla Proloco, e è un gruppo storico che praticamente va a fare manifestazioni appunto storiche in zone, in regione o anche fuori dalla regione. Quante persone conta circa la Proloco di Aris? Ma come soci siamo una trentina, più dopo ci sono tutti gli simpatizzanti che ci danno una mano in qualsiasi occasione. Quindi oggi terza giornata, giusto? È iniziata il 18, abbiamo detto, quindi terza giornata? No, in realtà, ti correggo, in effetti c'era un po' un equivoco, ci siamo resi conto che nella pubblicità non siamo stati precisi. Abbiamo iniziato con la Traviata, quindi poi ci sarà la presidente della banda Primavera che spiegherà cosa abbiamo fatto qui ad Aris. Quindi la manifestazione è iniziata con la Traviata, proposta dalla banda Primavera in occasione del 50° anniversario di fondazione della associazione, e quindi quella sera non c'era la festa qui ma solo la manifestazione culturale in Villa Otelio. Oggi di fatto è il primo giorno effettivo di festa, quindi oggi abbiamo aperto i chioschi, aperte le cucine, e quindi faremo oggi domenica, quindi domani, e poi il prossimo weekend che è sabato, domenica e lunedì, quindi la grande gran finale con lo spettacolo pirotecnico lunedì sera 29. Quindi abbiamo inaugurato noi un po' oggi la serata. Beh, insomma, noi chiamiamo dalle Friuli come il lancio di questa manifestazione, quindi anche l'anno scorso eravate alla prima serata. Vero? Esatto. Con la pioggia, ma c'eravamo. Con la pioggia, quest'anno insomma la pioggia per fortuna non c'è, quindi come si vede anche alle nostre spalle insomma la gente è affluita numerosa, e insomma di questo siamo contenti, e diciamo questa è l'unica soddisfazione, beh, insomma non è l'unica, ma comunque la grinta che ti dà, la forza che ti dà di andare avanti poi negli anni, perché quando vedi che il pubblico poi risponde così numeroso, insomma ti dà la forza di andare avanti. Presidente, perché venire a questa festa? Beh, innanzitutto noi abbiamo il piatto principale che è l'anguilla, e quindi non è dappertutto che si può mangiare l'anguilla. Ci sono qualche ristorante, ma come sagre siamo noi e un'altra sagra qua ai confini con Portoguaro. Devo dire che io lo scorso anno l'ho assaggiata dopo la trasmissione ed era molto buona, ma mi ricorda più o meno i piatti che offrite? Ma dalla carne, dalla grigliate, dalla salsiccia, polli, costa, calamari con le patate fritte, l'anguilla in umido o la griglia, quindi per tutti i gusti. Sì, c'è da scegliere. Bene, a che ora si inizia a cucinare qui? Allora, l'anguilla molto presto, perché è un pesce molto delicato e va cucinato molto molto lentamente, e quindi il fuoco, calcolate, viene acceso verso le 2:30 del pomeriggio e le prime anguille vengono caricate sulla griglia più o meno verso le 3. E adesso tuttora stanno cucinando, quindi è un pesce che va cucinato molto lentamente, quindi diciamo dalle 3 inizia il pesce, che è la parte diciamo più lenta nel cucinarsi, poi a seguire vengono caricati i polli sul girarrosto più o meno 4:30, alle 5 viene caricata la costa e la salsiccia, e poi chiaramente calamari e patate fritte, quelle vengono fatte al momento, quindi alla comanda viene messo sulla e viene cucinato, quindi non c'è nulla di precotto, questo è importante. Benissimo. Quindi assolutamente viene fatto tutto sul momento, e anche l'anguilla in umido, mentre la stiamo distribuendo ci sono queste mega padelle che stanno bollendo lentamente, quindi viene proprio tolta dalla padella e messa sul piatto, quindi i
i piatti sono rigorosamente freschi. Crea a volte qualche difficoltà perché magari qualcuno arriva, aspetta mezz'oretta e si lamenta e dice ma c'è troppo da aspettare, però per evitare che il cibo venga lasciato fermo, quindi cucinato troppe ore prima, preferiamo questa tecnica, quindi dalla griglia al piatto direttamente, quindi un sistema di fornitura molto molto delicato, che però ovviamente comporta, quando ci sono grossi afflussi di persone, l'attesa insomma di qualche minuto. Ma voglio dire, andiamo in pizzeria, aspettiamo la pizza un'ora e mezza, se andiamo in sagra, anche se aspettiamo mezz'ora, voglio dire, non è un problema. Per cui penso che tantissime delle Pro Loco a livello regionale che ci stanno ascoltando capiscono a cosa mi sto riferendo, perché queste sono un po' le problematiche che poi durante le sagre capitano insomma. Benissimo, assessore, grazie intanto, grazie presidente, grazie. Andiamo solamente un attimo in pubblicità e vi aspetto di nuovo qui, a fra poco. Buona serata da Aris per la festa dell'anguilla, iniziata e inaugurata come abbiamo detto poco fa con l'assessore Tonizzo e anche assieme al presidente della Pro Loco di Aris, una festa inaugurata il 18 luglio, proseguirà fino al 29, inaugurata come? Con uno spettacolo, La Traviata. E proprio in merito a questo tema vi presento la presidente della banda Primavera di Rivignano, Ivana Zatti. Buonasera. Buonasera. Un evento appunto insomma molto molto importante che ha riscontrato anche parecchio successo, mi diceva. Sì, siamo felicissime appunto perché giovedì abbiamo fatto la prima serata della Traviata appunto per il 50° della banda Primavera. È stato un evento importantissimo che abbiamo preparato con molta cura e effettivamente ha dato il dovuto. Risultati. Mi scusi, io chiedo un attimo a Francesco, nostro Francesco Snidero in regia, se può mandare le immagini appunto della Traviata. So che stanno, ecco, sento, me ne dicono che stanno andando, eccoci qua. E la serata si è svolta assieme alla banda Primavera in collaborazione con la Filarmonica San Vittese e il coro parrocchiale San Lorenzo di Rivignano e il coro Pueri Cantores di Flambruzzo. E oltre a loro si sono esibiti il soprano Anna Viola, il tenore Alessandro Cortello e Eugenio Leggiadri Gallani. Questi tre bravissimi cantanti hanno dato lustro a tutta la serata. E il nostro maestro, il direttore Simone Comisso, è stato veramente il direttore della serata in tutti i sensi. E poi avevamo anche la voce narrante Julian Sgherla, che è un attore di teatro che con le parole ha dato poi lustro alla serata, perché lui narrando la storia poi messa in musica ha avuto il valore aggiunto alla serata. Bellissimo, mi diceva tante persone, circa? È un 500 persone, abbiamo stimato, avevamo tutti i posti a sedere pieni e oltre la gente era dappertutto, quindi siamo felicissimi appunto. Una bella atmosfera. Una bella atmosfera, certamente. Bene, mi parlava appunto del direttore artistico, così infatti adesso ve lo presento, Simone Comisso, direttore artistico e maestro della banda di Rivignano. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i vostri telespettatori. Grazie, quindi insomma grande successo per questa Traviata, serata inaugurale di questa festa dell'anguilla il 18 luglio. E la banda com'è? Unita? Quante persone ne fanno parte? Allora, la banda diciamo è una famiglia allargata, perché ovviamente ci sono i componenti, però poi c'è una importante base che è data dai genitori, e persone adulte anche che fanno parte della componente musicale, ma poi sono veramente tante persone che lavorano assieme per far sì che questa realtà musicale proponga delle attività culturali, didattiche, che veramente danno un qualcosa in più al nostro territorio.
banda di fiati? Allora sì, noi siamo un gruppo di fiati, la banda musicale, orchestra fiati, come si vuole chiamare. E ci caratterizziamo anche per una grande impronta didattica, perché nei nostri corsi ci sono circa un centinaio di ragazzi, bambini che vanno dai 0 anni fino a, età adulta. Infatti, come 0 anni? Sì, noi abbiamo dei corsi appunto di musica 0-3 anni, 3-6 anni e poi diciamo i corsi più tra virgolette ordinari, che poi portano anche all'apprendimento di uno strumento. Un po' il nostro slogan è diventato musica dai 0 ai 99 anni, come per dire che per la musica non c'è età, e la musica fa parte già del bambino in grembo alla madre. Infatti i recenti studi danno un'importanza notevole alla musica come elemento, non va visto come approccio musicale in senso di suonare o di cantare, ma proprio come elemento basilare per lo sviluppo cognitivo di ciascuna persona. Musica appunto dai 0 ai 3 anni, per mia curiosità, cosa si fa? Allora, è una attività che raccontiamo a casa, ma magari a qualcuno può interessare. Allora, è una metodologia che ovviamente non fa diventare un musicista, però aiuta uno sviluppo cognitivo attraverso il canto, attraverso appunto l'integrazione con altri bambini, perché poi l'apprendimento avviene tra le persone. Faccio un esempio molto banale: il linguaggio non si può apprendere attraverso la televisione, ci deve essere un'interazione viva, quindi ci vuole la madre, ci vuole degli adulti. Attiva, non passiva. Assolutamente. E in questo modo viene vista anche la musica, quindi uno stimolo cognitivo, e quindi si parte da impulsi musicali dati dall'insegnante, dati con la voce, però poi la stessa produzione che viene data dai bambini, che sono magari semplici lallazioni o anche dei semplici suoni, diventano lo spunto per continuare la lezione, quindi inizia un interagirsi molto attivo. Simone, 50° anniversario della banda quest'anno? 50 anni portati molto bene, del resto Primavera è un nome che è nel nostro DNA, e devo dire che la nostra realtà è una realtà molto attiva. Come dicevo prima, siamo partiti a febbraio con un concerto molto importante, dove abbiamo commissionato a un compositore venezuelano dal nome Daniel Hurtado un brano appositamente per noi, e ha visto due solisti d'eccezione, che sono stati Alex e Morris Sebastianutto, Alex sassofonista e Morris trombettista, e abbiamo aperto in questo modo così roboante il nostro 50°. Però poi noi abbiamo tutta una serie di attività, come il Musicando, che è un weekend, è un percorso, noi lo chiamiamo Musicando, percorso tra musica, didattica e arte. Viene fatto quando? Ma diciamo la data è variabile, in genere in primavera, okay? Vicino alla Pasqua. E vede appunto dei momenti rivolti ai ragazzi, appunto di didattica, momenti culturali e momenti artistici di grande spessore. Insomma, quest'anno abbiamo avuto il piacere di ospitare Adriano Del Sal, un chitarrista della nostra regione, però conosciuto in tutto il mondo. E abbiamo poi siamo raggiunti a questo momento molto importante della produzione della Traviata, che verrà replicata domani a San Vito al Tagliamento, e poi avremo durante l'autunno diversi concerti. In realtà non sono concerti, andremo in tutte le chiese del territorio ad accompagnare la messa, quindi una visione più liturgica. Ci piaceva questa idea di mettersi un po' a disposizione anche delle frazioni, perché molto spesso si tende ad accentrare, no?
no? Anche per un discorso di praticità alle volte o di spazi, però ci piaceva l'idea di condividere i nostri 50 anni anche con quelle piccole frazioni di cui Rivignano è ricca, e ci è sembrato un bel modo quello di suonare nelle chiese, che noi abbiamo tra l'altro delle chiese bellissime, ogni luogo ha veramente delle chiese, dei momenti molto interessanti, e ci piaceva di condividerlo così. Quindi con il parroco Don Paolo ci siamo accordati e avremo questa serie di momenti liturgici, musicali, e poi concluderemo con l'ormai classico concerto di Natale che chiude la nostra stagione, diciamo, annuale, ecco. Parlare di Natale adesso fa un po' impressione, però. No, è vero, però quando ci si trova a organizzare bisogna organizzare prima. C'è tutta una regia, assolutamente, no? Assolutamente, c'è tutta una regia, anzi il lavoro a monte c'è molto, è molto faticoso, soprattutto anche quando poi ci sono tante persone, bisogna interagire con tante realtà, e quindi è molto importante pianificare. Il risultato, poi quello che dal punto di vista artistico, il risultato è sempre una minima parte, forse la più piccola, perché se noi calcoliamo tutte le prove, tutti gli impegni e l'impegno di ciascun componente di tempo, di energie che ha dato ad esempio per la realizzazione della Traviata, insomma, è minimo rispetto a poi la... Certo, non si sa, ovviamente lo spettatore non sa quello che c'è dietro le quinte e tutto il lavoro, insomma, che viene svolto prima, durante e anche dopo, perché comunque bisogna continuare, giusto, certo, Presidente? Certamente, sicuramente, però questo viene appagato appunto dalla soddisfazione, perché senza il pubblico i suonatori sarebbero niente, quindi per noi il nostro grazie appunto è il pubblico. E quindi è quello che ci riempie un po' il cuore, ecco, ci dà il coraggio anche di andare avanti e di inventarci anche cose nuove, tante volte anche è uno stimolo, no? Stimolo sicuramente, quindi per noi sì, 50 anni sono tanti, ma sono anche giovani, perché proiettiamo verso il futuro, insomma, qualcosa di nuovo che sicuramente non ci fermiamo. Abbiamo detto, ha detto appunto il direttore artistico Simone Commisso, che la musica accompagna, no? Anche queste creature dai zero fino ai 99 anni. Che consiglio darebbe a lei ai telespettatori, a chi ci sta guardando da casa, per avvicinarsi alla musica? Allora, la musica per me, io l'ho provata personalmente e anche in famiglia, è una cosa bellissima che per noi è tutto, nel senso che nessuno ce la può portar via, è solo nostra, quindi chi apprende la musica ha una marcia in più nel comportamento, nell'ascolto, nelle emozioni, perché la musica alla fine è emozione, quindi il fatto di emozionarsi è la cosa più bella che noi abbiamo. Quindi imparare musica vuol dire saper stare insieme agli altri, saper stare in silenzio, ascoltare, e quindi forse oggi ci manca il fatto di stare in silenzio e saper ascoltare, e quindi la musica è anche questo. Quindi far musica ai bambini vuol dire dargli qualcosa di più. E io sono 15 anni che sono presidente e molti di più che sono dentro questo organico, e ho visto crescere tanti ragazzi, anche se loro hanno fatto il loro percorso, hanno fatto altre scelte, ma tornano in diverse forme, tornano con un saluto, tornano col piacere della compagnia, tornano nell'amicizia, tornano nell'aver avuto qualcosa da questo, quindi è una cosa fondamentale. Una parola, proprio una parola, poi vado in pubblicità, una parola per descrivere la musica. Il cuore. Secondo l'artistico. Una parola per descrivere la musica, una. E
Eccoci di nuovo, una buona serata sempre qui da Aris per la 40esima festa appunto della Anguilla. E adesso invece parliamo un attimo di cibo, no? Perché qui ho il titolare della gelateria da Laura, Livio Morato. Buonasera. Buonasera. Voi siete, diciamo, i fornitori ufficiali, no? Di questa festa, del, appunto, voi fornite il gelato. Sì, sono ormai, penso, più di 20 anni che diamo il gelato in occasione di questa festa, e come anche in altre feste diamo il gelato. I gelati che proponiamo sono assolutamente gelati artigianati, fatti con materie di prima qualità, di prima scelta, e in queste occasioni diamo, diciamo, i gelati che sono più richiesti, quali il fior di latte, la nocciola, la stracciatella, eccetera. Quelli più... I classici. I classici, sì. Da quanto tempo esiste la vostra gelateria, Livio? Allora, noi, la gestione della mia famiglia, è iniziato mio papà nel lontano 1977, e quindi ormai sono 40 anni che siamo lì. Adesso il testimone è passato a me e mio fratello, che da diversi anni ormai ci arrangiamo, anche se ovviamente i genitori sono sempre lì a visionare, come supervisori, a controllare che sia tutto a posto. Giustamente. Sì. Però la gelateria nel paese, Rivignano, effettivamente esiste dal lontano 1900, dagli anni 40, da metà anni 40, quindi siamo quasi 100 anni che esiste una gelateria a Rivignano, quindi sono tanti. Livio, perché venire a mangiare il gelato da voi? Perché venire a mangiare il gelato da noi? Oltre a ribadire che utilizziamo materie di prima qualità, tra le quali anche il latte crudo, specificatamente di Pezzata Rossa, nella nostra gelateria potete trovare delle coppe artigianali, noi le chiamiamo coppe artistiche perché sono decorate con frutta fresca in una maniera particolare, che meritano, oltre ad essere viste, assaggiate, ad essere mangiate. Bene, a me è già venuta voglia di assaggiarle, passerò, penso, da te. Livio, grazie. Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti, grazie. E buona serata. Grazie anche a te, buon proseguimento. Grazie. Come vedete, siamo qui in questo stand dove ci sono appunto delle cartoline. Ecco il signor Giorgio, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Giorgio, mi dica. Mi racconti. Ma guardi, qui ormai da 6 anni collaboro con la Prologo, e che gentilmente mi mette a disposizione questi due gazebi. L'anno scorso, si ricorda? Certo. Ecco, ho presentato una ricerca sui 22 friulani che erano con i 1000 di Garibaldi. E quindi io mi interesso di storia moderna. E questa ricerca e questa mostra che ho fatto, invece l'ho fatta sulla cartolina. E lei mi dirà perché. Io non sono un tecnico filatelico, però sono un appassionato e un collezionista. E la cartolina antica, specialmente quella più antica, è di una bellezza straordinaria. Ah, perché? Perché è affascinante. Che l'essere affascinanti è ancora meglio di essere belli. E dopo le dirò anche una cosa, beh, dopo gliela dico alla fine. Il nostro tanto Fabio sta riprendendo qualche cartolina. Mi dica. No, allora, secondo me io partirei, il perché si è sentita l'esigenza che la cartolina postale nasca, giusto? Sì. E allora brevemente posso fare una cronologia in modo che per poter capire questa mostra. Sì, dica. Allora, per secoli gli scritti venivano trasmessi attraverso la posta con le lettere, e naturalmente la lettera ha una particolarità abbastanza complessa: ci vuole un foglio, ci vuole una busta, ci vuole la cera lacca. E dopo il 1840, quando è nato il francobollo in Inghilterra, poi in Svizzera e in Brasile, poi, ecco, era complicata la cosa. Allora si sentiva l'esigenza di semplificare. Nel 1865, in Germania, un privato, un certo von Steffen, cosa dice? Proviamo a presentare su un cartoncino e scrivere brevi note, breve cose per semplificare il tutto. Ma i tedeschi, già al tempo, avevano una certa privacy e gli seccava far leggere gli scritti privati a tutti, e hanno bloccato l'iniziativa. Gli austriaci, 4 anni dopo, nel 1869, cosa fanno? Prendono l'idea,
e finalmente stampano a migliaia le prime cartoline postali, che non sono cartoline illustrate, quelle vengono dopo. La cartolina postale veniva chiamata anche intero postale, perché? Perché aveva stampigliato il francobollo sul cartoncino. Bene. Quindi siamo arrivati al 1870. L'Italia presenta la prima cartolina postale e qui abbiamo tutti gli originali di quello che le sto raccontando io. Questa è la prima cartolina postale del mondo. Del mondo? Eh sì, perché l'hanno fatta in Austria nel 1869. Poi questa è quella italiana del 1874 con Vittorio Emanuele II. E poi arriviamo però alla cartolina illustrata, quella che conosciamo noi come cartolina. Sì. Che è questa. Allora. Quindi con un'immagine, con una foto. Con una foto. Ecco, questa qua nasce nel 1896 in Italia, durante le nozze, dopo le nozze, di re Vittorio Emanuele III con Elena del Montenegro. Fanno delle foto e stampano un 3 o 4 diverse cartoline. Ecco, questo comunque è l'inizio della cartolina. 1896. Illustrata. Fino prima c'era invece l'intero postale, che ribadisco chiamava intero perché aveva già stampigliato il francobollo. Mi sono spiegato? Qui abbiamo proprio le originali, sì, sì, sì. Cioè, attenzione. Chiaro che, insomma, io da buon appassionato... Da casa magari, mi scusi, da casa magari uno pensa che siano delle stampe, ma invece sono proprio le originali. Sì, naturalmente chi mi conosce sa che io non ho fotocopie, anche negli altri lavori che sto facendo e che ho fatto non ho mai fotocopie, ma... Detto questo, andiamo avanti se vuoi. Sì, Giorgio, facciamo anche una carrellata, no? Sì. Facciamo vedere a casa anche. Allora, la mostra... Lei venga di qua. Sì. La mostra l'ho strutturata per fare in velocità su quattro tematiche. Sì. La prima era gli auguri del primo dell'anno. E qui parto dal 1900, arrivo al 1912. Come vedete sono straordinarie. Pazzesco. È cosa straordinaria. Guardi, torno a ripetere, le cose belle piacciono a tutti e anche le persone che vedo qua che sono venute, a cui non sono interessate, però piacciono le cose belle a tutti, mi sono spiegate, quindi vedo che stanno piacendo a tutti. Allora, se vuole le leggo, l'augure presso i romani era colui che prediceva il futuro interpretando i sogni, il volo degli uccelli e i fenomeni atmosferici. Ecco, augure, auguri, quindi quello... Diceva un buon futuro e quindi gli auguri sono questi. Queste sono naturalmente le prime cartoline fatte in Italia. Poi arriviamo. Poi abbiamo la seconda tematica. Venga qua perché sennò da casa non facciamo vedere. Gli uccelli. E questi sono solo cardellini. Questa è la tematica di cardellini di tutta Europa di inizio Novecento. Anche questa è una raccolta straordinaria. Sì. Una tematica molto bella. Anzi, venga di qua. Ok. Poi, qui intanto abbiamo due foto. Allora, queste qua sono due cartoline di cui ho fatto gli ingrandimenti. Ah, ok, cartoline sempre. Una della villa di Frambruzzo, chiamata adesso Badoglio, Rota, ma quella lì era solo Rota perché, vede, è del 1917. Ho fatto un ingrandimento perché la fotografia piccola non rende molto. Allora, di queste due qua, già che siamo in zona, e questa qua è la villa Otelio, Lovato, quella che abbiamo dietro. Sì. Ecco. Vede quella 100 anni, anche questa qua, com'era 100 anni fa, giusto per dare una dimensione. Sì. Poi qui vedo farfalle. Animali. Farfalle. Questa è altra tematica di farfalle, ma guardi i particolari di queste cartoline, sono una cosa straordinaria. Sono bellissime. Gli artigiani di fine 800 e di tutto il 900, ma tutti gli artigiani sono sempre stati straordinari. I lavori fatti a regola d'arte, che una volta c'erano, adesso si vedono raramente. E in friulano... ci dice a lei un murador finut e invece come sono finuti i muradors, mi sono spiegato? Ecco, giusto per darle una dimensione, e queste qua sono cose straordinarie, sono bellissime. Poi qui abbiamo il mercato. Questo qua è il mercato di Rivignano del 60. Ho fatto per spezzare, venga di qua. Sì. Ho fatto per spezzare un momentino perché sì. Siamo a Rivignano e qualcuno magari potrebbe anche avere piacere di vedere il proprio mercato di 60 anni fa. E l'ultima tematica è questo qua. Come le dicevo prima, dal 1896 in poi tutto il mondo
ha cominciato a produrre cartoline postali illustrate. In Italia da 10 centesimi che costavano li hanno portati a 2 centesimi per invogliare. Invogliare le persone. Però c'è una cosa. Queste cartoline hanno cominciato a viaggiare per il mondo come? Prima con le navi, poi con gli aerei. Ma fino alla seconda guerra mondiale chi poteva mandare via cartoline? Solamente le classi abbienti e quelli che sapevano scrivere. Dopo la seconda guerra mondiale invece con l'alfabetizzazione completa di tutti, tutti noi abbiamo potuto scrivere e ricevere cartoline. Fino a 30 anni fa, 20 anni fa, con l'avvento dei telefonini e degli smartphone. Ecco, questo diciamo è una storia riassunta brevemente per dire. Giorgio, invece qui cosa abbiamo? No, come le dicevo, qua sì. c'è Egitto, Brasile, tutte cartoline di tutto il mondo, di tutti i continenti. Sì, sì, quello che mi ha appena detto, sì. Ok. Benissimo, Giorgio, si giri, così la facciamo vedere a casa, no? Sì. Abbiamo stato queste bellissime cartoline e prima di mandare la pubblicità una domanda. Come mai lei fa questo? Forse se lo staranno chiedendo pure da casa. Ma no, la passione fa passare qualsiasi muro e qualsiasi cosa. Volere e potere, e quando ti piacciono le belle cose vedrai che riesci a realizzarle qualche volta. Benissimo, Giorgio, io la ringrazio, è stato eccezionale. Bene, a lei. E un'ultima cosa, sì. Quando io guardo una cartolina, queste cartoline qua hanno un'anima, la guardi e ti rispondono. Quando guardo lo smartphone, lo smartphone è freddo e non ti risponde perché rispondono gli altri, mi sono spiegato. È vero, grazie, grazie Giorgio. Vi lasciamo solo per qualche minuto e poi ci rivediamo qui ancora e vi faremo vedere i piatti. Io stavo intanto chiacchierando con i miei ospiti che ho qui, perché adesso parliamo del comitato di Villa Otellio Savornian. Buonasera Carlotta. Buonasera. Anzi, Claudia Carlotto. Qui c'è pochissima luce, io non vedo molto bene. Claudia, buonasera. Buonasera. Di che cosa si occupa questo comitato? Sì, noi siamo un gruppo di 12 ragazzi del territorio che hanno preso a cuore la villa di Aris, Villa Otellio Savornian, che si trova immersa in un bellissimo parco pieno di piante diciamo specialità ambientali molto, molto particolari e comunque delicate dal punto di vista appunto ambientale. Siamo nati a luglio dell'anno scorso con l'intento di promuovere appunto questo luogo che per noi è proprio il luogo del cuore, e tanto che l'abbiamo iscritto al concorso del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che si chiama appunto I Luoghi del Cuore, che intendeva promuovere i luoghi un po' più abbandonati ma che comunque meritavano di essere messi in rilievo. Noi abbiamo ricevuto ben 2800 voti. Caspita. Sì, e siamo riusciti ad essere il secondo luogo più votato della regione. Il nostro intento non era quello tanto di ricevere i fondi, quanto di promuoverla e di catturare l'attenzione delle persone verso la villa. Ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo e sarà sempre il nostro obiettivo quello di far parlare di questo luogo che merita di essere conosciuto e salvaguardato. Benissimo, so appunto che fate anche delle visite guidate. Roberto Pighin, come funzionano? Allora, niente, per ora nella primavera di quest'anno, per far conoscere un po' la villa, abbiamo scelto di fare delle visite guidate, quindi aprire i luoghi della villa che di solito sono chiusi al pubblico, e abbiamo fatto 3 aperture e abbiamo avuto un alto flusso di pubblico, ben 200 persone, e durante queste visite abbiamo un po' spiegato quello che era l'ambito naturale in cui era inserita la villa, e poi sono potuti entrare dentro il corpo padronale ma anche vedere le aree, quelle più industriali e agricole, come i magazzini del sale. Per noi era fondamentale
nel far conoscere la villa e condividerne la storia con il territorio, proprio perché siamo convinti che dalla conoscenza poi possa nascere una valorizzazione e poi un recupero della villa stessa. Quindi è un po' un processo sociale nel far insomma partecipare più persone possibile a questa alla storia della villa e al suo recupero. Le date, cioè se qualcuno che adesso insomma ci sta guardando da casa volesse sapere le date e quando le organizzate, dove deve rivolgersi? Allora, per ora noi abbiamo una pagina Facebook dove comunichiamo tutte le nostre iniziative, Villa Otellio Savorgnani, Luoghi del Cuore, e attualmente diciamo faremo delle visite aperte al pubblico in cui ci si potrà iscrivere nella prossima primavera, in cui speriamo anche che le persone possano venire a visitare la villa, che sarà un cantiere perché inizieranno anche i lavori di recupero. Quindi attualmente siamo bloccati per le questioni di tempo e riapriremo in primavera, però se ci si contatta direttamente per grandi gruppi possiamo organizzare delle visite ad hoc. Infatti già per settembre o ottobre abbiamo dei gruppi numerosi di 80-60 persone che si sono prenotate per venire qua in villa e visitarla. Bene, quindi insomma pagina Facebook e lì si trova tutto, diciamo. So che fate anche delle cene. Caterina Burba, come funzionano? Sì, allora abbiamo organizzato per il prossimo venerdì 26 luglio un evento, la cena a corte. Praticamente abbiamo chiesto agli interessati di partecipare a questo picnic elegante. Bellissimo. Sì, e nel quale appunto i partecipanti dovranno anche essere un po' protagonisti e partecipi, nel senso che gli abbiamo chiesto di organizzarsi portando tavoli, sedie e tutto l'occorrente per imbandire una grande tavola, diciamo, delle feste, e dunque con tovaglie e anche e piatti di ceramica posate, tutte lavabili, in modo abbiamo chiesto insomma di non portare piatti usa e getta, ma anche per salvaguardare l'ambiente e per dare appunto un tocco di eleganza a questo evento. Siete attenti a tutto? Sì, assolutamente, anche perché appunto la villa si trova in questo bellissimo parco naturale, dunque dobbiamo per forza. È la prima volta che si fa questa cena picnic? Sì, è il primo evento di questo genere e siamo molto contenti, anche perché oggi abbiamo chiuso le iscrizioni, perché era appunto un evento su iscrizione con 200 persone per ospitarlo. Sì. Età? Non si sa. Varie, ci sono sia giovani sia persone più adulte, e durante la serata sarà presente il gruppo storico La Corte di Giulietta, che ci terrà compagnia. E insomma siamo insomma entusiasti. Bellissimo. Evento, sì. Bello. E quanti partecipanti quanti partecipanti conta il comitato? Siamo 12 ragazzi, più che altro appunto della zona, di età sotto i 30 anni, sì. Quindi voi avete meno di 30 anni tutti? Sì. Diciamo, il nostro gruppo è anche, non dico capitanato, però è molto sostenuto dall'assessore Massimo Tonizio, che ci ha sempre dall'inizio dato una mano, ci ha messo il cuore tanto quanto noi, e quindi lo ringraziamo di cuore adesso per le cose che abbiamo fatto fino adesso, ma anche per quelle che verranno. Qual è la cosa bella di far parte appunto di un comitato? Noi ci conosciamo, possiamo dire, da sempre, però la cosa che secondo me distingue questo comitato è proprio il nostro obiettivo comune. Non siamo partiti con grandi progetti e penso che anche gli obiettivi che abbiamo già raggiunto neanche ce li immaginavamo, quindi siamo molto soddisfatti e secondo me è proprio la cosa che ci accomuna più di tutto è l'amore per questo luogo. Roberto, la prossima visita quando? La prossima visita è in primavera, adesso ci organizzeremo comunque con la nuova stagione, sicuramente riproporremo delle visite guidate, perché sono state molte richieste e alle 200 persone che hanno fatto visita molte sono rimaste fuori perché ci chiamavano, ma la capienza per la giornata era già esaurita, no? Cosa significa far parte di un comitato? Ultima domanda, poi vi lascio per qualche minuto di pubblicità.
Ma significa tante cose, soprattutto condivisione e cercare di avere una visione comune su un territorio, in questo caso su un bene, per valorizzarlo, e essere anche protagonisti del proprio tempo, del proprio territorio, fare qualcosa che può portare un cambiamento. Benissimo, io vi ringrazio, grazie al comitato Villa Otellio Savornian, qualche minuto di pubblicità e poi ci rivediamo qui per i saluti e anche vi faremo vedere i piatti che propongono qui. A fra poco. Ci siamo ancora di nuovo qui in diretta da Aris per la festa dell'anguilla. Piccolissima parentesi, perché fra una settimana questo ragazzo si sposa. Il tuo nome? Martino. So che Martino si sposerà con Vanessa. Vanessa, esattamente. Vanessa, ciao, buonasera. So che ci stai guardando e dunque, prego. Vanessa, tra una settimana saremo marito e moglie. Ti amo tantissimo. Bacino. Bene, grazie. Amore. Un applauso. Bravo! Bene, grazie mille. Grazie io. Mille. Ci vediamo dopo, grazie. Grazie. Benissimo, e adesso io invito appunto di nuovo qui l'assessore Tonizzo e una colonna. Una colonna portante. Portante. Si sieda qui. Si sieda qui il signor Teo Cescon. Sì. Buonasera. Buonasera. Mi ricordo lo scorso anno che lei aveva raccontato una barzelletta, se non sbaglio. Sì, qualche barzelletta si racconta sempre, perché altrimenti l'allegria passa di moda qua. Se non conto io qualche barzelletta per tirare sul morale con tutti questi ragazzi che lavorano come matti, qua si crepano. Bene, ma io qua vedo una bella tavola imbandita. Che cosa abbiamo? Allora, qui diciamo abbiamo rappresentato un po' quelle che sono le peculiarità dei nostri piatti. Al di là, insomma, della coscia salsiccia tradizionale, abbiamo il piatto misto di grigliata classica, insomma, fatto alla friulana, quindi sulle braci, assolutamente fatta sul momento. Sì. Il piatto forte nostro è questo, che è l'anguilla in umido. Particolarità è la sagra dell'anguilla, ma stasera ne abbiamo venduta talmente tanta che non ho potuto portarti la griglia ai ferri perché era finita. Meglio? Meglio, esatto, bene, siamo contenti. Vuol dire che è tutto ottimo, quindi venite qui ad assaggiare questa squisita anguilla. Esatto, la ricetta dell'anguilla in umido è una ricetta assolutamente custodita dalle nostre signore della cucina, che non vogliono svelare il segreto. Comunque, giustamente. Assolutamente sì, comunque è l'anguilla classica, quindi l'umido classico della tradizione friulana. Poi abbiamo i calamari, anche questi sempre fatti sul momento, e insomma le patate fritte, insomma quelle ci sono un po' tutte le feste. Di anguilla, tra l'altro, una cosa interessante, domenica prossima faremo un piccolo convegno qui ad Aris. Un convegno, esatto, insieme all'ente tutela pesca regionale, dove parleremo proprio dell'anguilla. L'anguilla è un pesce che a livello nazionale è quasi in via di estinzione, facciamo molta fatica a trovarla, e quindi sembra un po' una contrapposizione che una sagra dell'anguilla parli di un animale in via di estinzione. In realtà ci sono animali che vengono allevati nelle valli, no? Quindi assolutamente ha una denominazione di origine controllata e quindi il prodotto sicuramente garantito. Il problema del trovare l'anguilla in natura, quindi sul fiume Stella ad esempio, è un problema molto serio, quindi ne parleremo in questo convegno che appunto ci sarà domenica prossima. Benissimo. Assessore, so che lei voleva parlarmi anche della canoa sullo Stella, brevemente. Sì, allora questa è un'altra manifestazione che ormai è classica, no Teo, della nostra festa. La canoa sullo Stella nasce circa 25 anni fa qui sullo Stella. Domenica mattina alle 10 si partirà da Sterpo, quindi proprio all'inizio, alla sorgente del fiume Stella, per arrivare poi fino qui ad Aris. A mezzogiorno poi i canoisti qui mangeranno qui in sagra e poi la manifestazione terminerà lì. Calcolate che canoa sullo Stella negli anni 90 è stata la manifestazione di canoe più numerosa a livello nazionale, con quasi 600 canoe sul fiume Stella. Caspita! Sì, adesso non ha più questi numeri, però stiamo cercando pian piano di rilanciarla. Benissimo, insomma, una bellissima iniziativa. Teo, mi dica. La storia di questa festa? Storia di questa festa? Guarda, io sono curiosa e voglio saperla.
La storia di questa festa è una cosa che nasce all'interno del nostro paese. Siamo un paese piccolo, la gente si dà una mano sempre e questo è il risultato. Tutti gli anni non revimbi di fa chelmi, di fa chelatri, di fa chestatri e dopo si combina sempre. Perché abbiamo della gente in un paese come il nostro che collabora. Si può chiedere una mano a qualsiasi, vengono, posso fare questo, posso fare questo, i ragazzi si stanno inserendo, perché il problema più grande non è la sagra in se stessa, è la nostra sostituzione che è 40-50 anni che facciamo la sagra. E adesso sono dei giovani che si impegnano, sono bravi. E questo è importante. Io sono orgoglioso, Teo, parla, lui tan fa, li vedi che sono attivi proprio, vogliono proprio imparare. È stato un periodo che avevamo non tanto, ma adesso si stanno proprio tutti giovani di 14, 15, 16 anni, insomma ragazzi veramente collaborativi. Collaborativi in tutto. Quando si deve fare qualcosa basta solo fare così, si fa. E qua noi siamo friulani, no? Le chiacchiere colgono da poco, sono i fatti che contano. Giusto. Perché adesso è bello vedere così, guardi quanta gente c'è qua. Per noi è un divertimento, io sono lì alla cassa e se passa un cane mi dice mandi Teo, perché mi conoscono tutti, no? Ma è bello vedere la gente che viene da lontano. Per voi? Sì, per noi, gente anche fuori del nostro paese che si sono inseriti nel nostro gruppo, vengono volentieri, si danno da fare. È quello il discorso. Per esempio c'è un signore che è venuto da Bologna per venire a darci una mano, da Bologna ha preso le ferie per venire a fare la sagra di Aris, è già diversi anni che viene, è lì che fa con i bambini i palloncini, le cose varie. E questo è il nostro sistema, corre con la bicicletta con una ruota per far vedere i bambini. Qui è allegria. Perché venire qui a questa festa? Dopo io devo chiudere. Per venire a questa festa bisogna insieme, perché la vita è bella passarla insieme. Quando cammini per la strada che la gente ti saluta sei contento, ma se passi per la strada che neanche non ti guardano, se un'altra parte non va bene. No. Invece questo è un gruppo eccezionale, siamo benissimo. Sempre insieme, quando andiamo a fare qualcosa andiamo a fare la gita e dopo si fa delle cose veramente eccezionali, vengono gli invalidi, li ospitiamo, li diamo da mangiare. È tutto un conseguirsi, dopo vengono qua a fare sposalizi, battesimi, compleanni, qua è sempre pieno di gente. Bene, bene, senta. Aspetta, mi dica. No, mi dica, dopo devo chiudere, mi dica. No, perché sembra un paradosso, ma se lei viene a Aris il sabato, un paese di 250 abitanti, sono sempre 150-200 persone dell'acquario, la Villa Otelio, il parco Otelio, vengono qua tranquilli, si siedono qua con i bambini, e lì hanno l'acqua potabile, hanno i bagni, e gente che, vi dico la verità, sono molto educati. Benissimo, Teo, facciamo una cosa, io chiamo tutti quanti qua dietro a noi per salutare, chiamiamo anche i ragazzi, chiamiamo tutti. Vediamo se vengono, così chiudiamo la trasmissione in bellezza. Lei si prepari una barzelletta, ma proprio brevissima, perché devo chiudere. Venite qua dietro, così chiudiamo la trasmissione tutti assieme. Qua c'è il futuro sposo Martino. Allora, Teo, barzelletta brevissima. Barzelletta brevissima. I friulani purtroppo sono tutti alpini quasi, no? Anch'io, alpino, no? Bene buarte. Brevissima, abbiamo pochissimo. Sì, bravissima. E allora un alpino viene su che è stato la sfilata e sul treno così, lì tranquillo, no? E di fronte c'è un carabiniere, lui era ancora un po' brillo, un 33, il carabiniere gli dice, ma tu sai come hanno fondato il corpo degli alpini? L'alpino è rimasto un po' allibito, no? Il carabiniere gli dice, le hanno tagliato un orecchio e è rimasto la piuma dell'alpino così, no? Del mulo. Dopo un po' l'alpino gli dice, tu sai come hanno fatto il corpo dei carabinieri? Hanno preso un asino e l'hanno lasciato com'era, non l'hanno neanche toccato. Benissimo, allora chiudiamo con questa barzelletta del signor Teo la nostra trasmissione. Grazie all'assessore Tonizzo, grazie a Teo, grazie a tutta quanta l'organizzazione della festa da più di 40 anni dell'Anguilla qui ad Aris. Grazie. Vanessa, ti aspetto il 27. Sì, spero. Spari bene. Forse. Grazie, una buona serata. Grazie al nostro Fabio Di Bernardo e al nostro Francesco Snidero in regia. Buonasera. Ciao.
Questo programma è stato offerto da CDA, gestione distributori automatici, una scelta naturale.